Sono Michele Busato, frequento l'Istituto Massimo Alberini di Treviso. La videoricetta sulla coda di rospo in vasocottura che vi presenterò rientra nel progetto FSE della Regione del Veneto 2011, intitolato Lo chef del territorio tra tradizione e innovazione. Ingredienti per 10 persone: 1500 g di coda di rospo, un limone, 400 g di patate taccole, 500 g di taccole sbollentate e tagliate, bisque di gamberi quanto basta, 10 foglie di menta. Levare la pelle alla coda di rospo e ricavarne i filetti rimuovendo la lisca centrale. Tagliare ciascun filetto ad una misura di circa 5 cm. Porzionare i tagli di pesce per un peso di circa 150-200 grammi. Condire i filetti con sale e pepe. Nei vasi specifici adagiare il patè di taccole, le taccole sbollentate e tritate, le foglie di menta e grattare della buccia del limone. Inserire ciascuna porzione di coda di rospo nei vasetti e completare con la bisque di gamberi. Sigillare i vasetti e porli nel forno a vapore a 65 gradi per circa un'ora. Terminata la cottura, aprire il vaso e impiattarlo. A piacere, guarnendolo con una fetta di pane tostato.